Calimera, happy morning a tutti e benvenuti alla puntata numero 152 di You Leader. Sigla. Sigla. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti, buon mercoledì 4 agosto 2021, benvenuti alla puntata numero 152 di You Leader, il giusto mindset per costruire il tuo impero. Buongiorno, buon mercoledì, bentrovati e prima ancora di iniziare tanti auguri di buon compleanno a Monica Visentin, alla nostra nonna Tecno, che non so se oggi riuscirà a seguire questa live perché sta godendo la sua vacanza, il suo viaggio. In questo momento è nella bellissima Campania, se non erro. E buongiorno a tutti voi, benvenuti. 4 agosto, siamo nel centro, nel momento caldo dell'estate. E questa che state seguendo è l'ultima puntata di You Leader dalla Grecia. E proprio qualche istante fa, mentre stava per andare in onda la sigla, il governo greco ha inviato questo messaggio che appare sui cellulari, non so con quale modalità: avviso di emergenza, la protezione civile di Creta invita a fare molta attenzione perché le temperature saranno terribili anche oggi. Al momento siamo già a 39 gradi. Da voi sono le 8:49, qui sono le 9:49, quindi potete immaginare soltanto il caldo che c'è in questo momento. Buongiorno al dito più rapido di oggi, Natascia Gherardi, buongiorno da Torino. Natascia è diventata una super esperta in live, da quando abbiamo fatto quel corso gratuito con un manipolo di voi, Natascia e alcuni altri si sono lanciati nel fare le dirette e cominciano ad avere i loro bei risultati. Buongiorno a Banda da Latiano, buongiorno amica Elena da Condofuri Marina, buongiorno Giulia Filotto live da Arzignano, Claudia buongiorno a te da Squinzano, Raffa buongiorno da Vignola, Tiziana Arpa good morning anche a Maria Marbulli da Cinisello Balsamo, Francesca Cesaria in viaggio verso la Puglia, verso la sua Tartaruga, ci vedremo dunque prestissimo,
Clelia da Pordenone, buongiorno. Silvia, buongiorno da Pollina Live. Buongiorno, se non erro ieri o due giorni fa era il compleanno di Silvia, anche tanti auguri. Federica, buongiorno da Salerno. Marilina, buongiorno a tutti da Monza. Anna, good morning. Buongiorno a te. Buongiorno a Sonia da Verona, anche c'è un manipolo di fedeli da quelle parti. Paola Pucci in diretta da Roma, buongiorno, live da Napoli, il nostro Flavio, good morning. Alessia Napolitano Tempesta, fai sentire la tua voce, siamo nel nostro ultimo giorno greco, ma ci siamo divertiti tantissimo. Buongiorno da Cairo, Montenotte per Giorgia. Antonella Ferilli, buongiorno a te da Lecce. Giulia, good morning. Maria, buongiorno dalla Sicilia. Abbiate pazienza, oggi andiamo via, tranquilli, abbiate pazienza, Alessia, ve la tolgo. Buongiorno da Taranto per il nostro Alfredo, di cui oggi vedremo un bellissimo speech. Anna Suave che tagga le persone del suo cerchio, tanti auguri a Nonna Tecno. Tiziano, buongiorno da Roveredo in Piano. Tiziano, buongiorno Maria, auguri alla nostra Nonna Tecno, anche da parte di Anna. Buongiorno Marica. Non si legge, dice Elena, non importa, però si sente il caldo che c'è qui. Livia, buongiorno da Roma. Paola, good morning. Ecco, Elena, buongiorno dalla Sicilia. Dalla Sicilia, Monica, in Sicilia, auguri, tanti auguri, Nonna Tecno. Avevo sbagliato, ti avevo dato in Campania, invece sei in Sicilia, goditi le tue vacanze con la tua bella famiglia. Bravissima Natascia, buongiorno Tiziano, Ari buongiorno, auguri Alessia da Roma, Antonietta da Londra, buongiorno Caspitina da Londra, e invece dalla Scozia abbiamo Alessia, Alessandra Connelli live da Livorno. Natascia, sì, ormai mi sono buttata, ieri addirittura ho fatto due dirette, questo è quello, il risultato di quella lezione che abbiamo fatto insieme. Buongiorno da una piovosa Svizzera, dice Ida, accidenti. Ma non sai cosa darei per un goccio di pioggia. Ilaria, buongiorno da Bologna, la Calabrisella a Bologna. Silvia, grazie, non mollo, è diventato lo slogan. Buongiorno Giada, hello. Alessia Rezzi che tagga le persone del suo cerchio, compreso Sara Utensili. Vanessa da Catania, Simona Casamento, quanti siete ragazzi? Da Palermo, Maria vicino a casa mia, buongiorno a Patrizia da Livorno, Simona, buongiorno da Villafranca di Verona, ho visto delle belle fotografie che vi traggono tutti insieme. Dunque, dopo questa lunga carrellata, ma non finisce qui, di saluti, voglio ringraziarvi per essere stati così numerosi, così presenti, così reattivi nell'annunciare la vostra presenza all'evento che faremo il 4 settembre 2021 a Roma, il primo grande evento nazionale di YouLeader, anche se devo ribadirlo, lo dico a chiare lettere, poi lo scriverò anche nei nostri gruppi di lavoro, prendete i ticket, per chi li ha già presi, tanto li guadagnato, chi li vorrà prendere li prenda, li trova ovviamente a prezzo ordinario, ma restate fermi con la vostra organizzazione logistica, non prenotate ancora aerei, non chiedete giornate al lavoro, perché la situazione nel Lazio non è rosea. Dalla struttura stessa ci hanno informato di volerci dare delle specifiche, anche delle riduzioni in virtù del fatto che la Regione Lazio potrebbe diventare gialla, per cui vi chiedo di non organizzarvi ancora, perché non possiamo darvi la certezza assoluta di voler fare un evento senza la sicurezza totale, e non vogliamo assolutamente che nessuno rischi nulla, e soprattutto non vogliamo che venga fuori un evento diverso da come l'abbiamo costruito, da come ce lo siamo immaginato, per colpa delle restrizioni. Per cui va bene i ticket, che in ogni caso verrebbero rimborsati, restituiti, trattenuti come vorrete voi, ma quello che vi chiedo di fare è di non organizzarvi ancora logisticamente fin quando non abbiamo notizie migliori, che sinceramente non so se avremo o meno. Comunque si rischia il giallo qui, vero, dice Alessia, in alcune altre regioni si rischia il giallo, il che vuol dire coprifuoco, tenere la mascherina, una distanza ulteriore, non sarebbe l'evento così come l'abbiamo programmato. Detto questo, passiamo alla puntata di oggi. Fra pochi secondi parleremo dei cacciatori di normalità, di chi ama, ahimè, la normalità. Tra pochi istanti.
Molto bene, bentornati in studio con questa, con questo fondale meraviglioso che ci ha fatto compagnia per circa 12 giorni. Siamo stati benissimo qui e soprattutto abbiamo vissuto questa vacanza con Alessia e i ragazzi in maniera non ordinaria. Abbiamo veramente osato, abbiamo fatto di tutto, abbiamo visitato posti irraggiungibili per essere umani normali, ma perché noi non amiamo la normalità, noi non siamo cacciatori di normalità. Di questo voglio parlarvi oggi, voglio aiutarvi a far partire la giornata odierna con la consapevolezza che voi non siete sbagliati. In questa industria, in questa attività, si ha a che fare, e sicuramente sarà accaduto ad ognuno di voi, con quelli che io definisco sognatori a sprazzi e fuochi di paglia. Chi di voi ha avuto nel suo team, oppure ha avuto accanto a sé, persone partite con una verve, con una determinazione strana? Perché i sognatori a sprazzi, i fuochi di paglia, le furie francesi e ritirate spagnole, li riconosci, impari a riconoscerle subito. Chi di voi ha avuto a che fare con persone che dicevano di essere dei grandi sognatori, di voler stravolgere la propria vita e poi invece si sono rivelati fuochi di paglia? È mai accaduto? È mai accaduto nei vostri team di avere le persone, i sognatori a sprazzi, quelli che sognano, che poi scompaiono e poi riappaiono sui social dicendo di voler riprendere in mano il loro business, per poi riperdersi, per poi tornare a sognare? Quelli sono i sognatori a sprazzi. Per esempio, Maria Grazia dice sì, mi è accaduto. Lo stesso dice Alessia Rezzi, dice io, probabilmente si autodefinisce, oppure ha avuto a che fare con sognatori a sprazzi, fuochi di paglia. Ecco, attenzione, fare parte del 2% in questa industria in realtà richiede uno sforzo. È il più grande sforzo richiesto a ognuno di noi per trovare la propria strada nel network marketing, è essere costanti. La costanza è affidabilità. Se ti stupisci del perché le persone non ti cercano sui social, se ti stupisci del perché le persone non si fidano, se ti stupisci del fatto che le persone non si affidano a te, fatti una domanda: ma sono stata costante? Sappiate che le persone mettono la loro vita nelle vostre mani se sentono di potersi affidare, se sentono che voi siete in grado di prenderli, come racconta Paolo Meucci, dal punto A e portarli per mano attraverso le varie difficoltà che tu già conosci al punto B. E ricorda che la costanza è affidabilità. Quindi, se senti di essere bravo, di essere un bravo copywriter, se sai fare le foto, se le sai modificare, se sai comunicare bene, se sai fare bene le live, ma non sei costante, non risulterai affidabile. E per essere costanti in quello che facciamo, bisogna essere un po' toccati, perché è normale che l'essere umano sia nato per essere pigro. L'essere umano, gli esseri umani sono cacciatori di normalità. Invece noi networkers, se vogliamo risultati, dobbiamo fare qualcosa fuori dal normale e lo dobbiamo fare con costanza. Provate a pensare voi agli occhi di questa famiglia greca
o di quelle che ci sono negli appartamenti lì dietro, che ogni mattina mi vedono qui parlare da solo davanti a un display. Ai loro occhi sono normale io? No, ai loro occhi no, perché diranno: ma che cazzo fa quello là tutte le mattine davanti a quel tavolo a parlare al nulla? Ecco, questa per noi networkers è normalità, per loro non è normalità, perché questo che vedono fare noi networkers sembra strano, sembra molto strano, ma noi invece dobbiamo farlo con costanza, perché è quello che ti rende affidabile. E ricordati dunque, non bisogna essere bravi, non bisogna essere perfetti, non bisogna studiare prima di partire per fare questa attività. Ci imbattiamo sempre in persone: mi sto studiando il piano compensi, voglio aspettare di essere pronto. Ma che? Non devi essere perfetto, devi essere affidabile, devi cominciare a essere costante anche in quelle piccole poche cose che ti vengono insegnate all'inizio. E poi ricordati che studiare scompare davanti al concetto di imparare. La maggior parte delle persone lì fuori gonfia il petto e dice: perché io ho studiato, eh? Invece i networkers dicono: bravo, io invece imparo. E anche nell'imparare, nell'accettare di imparare nuove lezioni, bisogna essere costanti, perché la costanza è affidabilità, e dunque devi essere affidabile perché le persone ti scelgano. Non devi essere perfetto. Sonia dice: anche a me è accadute persone che sono fuochi di paglia. È accaduto a Maria Grazia, Raffa. Maria Grazia dice: partono certi e vengono meno sicuri. Partono certi e poi diventano meno sicuri, certo, perché non sono disposti a mettere con costanza un impegno in questa industria. Buongiorno Patrizia da Camerota. Ciao Cinzia. Raffa dice: io ad esempio sono costante, ma mi sento dire grazie della tua energia, tua positività che trasmetti, ma i risultati non ci sono. Cosa mi dovrei porre? Se faccio abbastanza o forse cambiare ancora modalità? Ti chiedo, da quanto tempo sei in attività, Raffa? Scrivilo nei commenti. Maria Grazia, essere capo non vuol dire essere leader. Assolutamente sì, questo è un tema, un argomento che abbiamo affrontato spesso. E se volete che le persone si affidino a voi e che vi affidino i loro sogni, dovete ricordare che è ciò che costruisci con la tua determinazione a fare da casa ai sogni degli altri. Scrivetevela questa frase, ragionatela. Quando le persone vi scelgono, e su questo potranno darmi diciamo conferma chi ha un po' più di esperienza nel network, quando le persone ti scelgono ti raccontano i loro sogni. Se tu riesci a ottenere la fiducia da parte delle persone, queste ti raccontano i loro sogni e ti considerano il depositario dei loro problemi, dei loro sogni e delle loro vision. Ma perché tu possa fare da casa ai sogni degli altri, aiutarli a realizzare, devi prima costruire con determinazione. E ciò che costruisci con la tua determinazione a fare da casa ai sogni degli altri. E invece c'è gente che è a caccia di normalità, che fa le prime live e poi non ne fa più, perché è uno sforzo essere presente sui social in una maniera innovativa. C'è gente che partecipa alle prime Zoom di formazione e poi non partecipa più, perché è uno sforzo preferire la formazione piuttosto che stare a cazzeggiare davanti a Netflix. È questo che fa la differenza in questa industria. È questo che ci porterà un giorno a essere tutti in quel 2% che starà a bordo piscina, perennemente in vacanza, col tuo miglior nemico che sul vassoio ti porta un drink. E dico miglior nemico perché il peggior nemico sei tu per te stesso. Quando vai a caccia di normalità, quando preferisci non uscire dal tuo guscio, quando pensi che la strada fra te e il sogno debba essere semplice,
lì sei destinata a non vincere assolutamente. Allora, Raffa dice, le avevo chiesto da quanto tempo in attività? 1 anno e 8 mesi. Adesso ti faccio un'altra domanda, Raffa. Quante ore al giorno, in maniera assidua, costante, tu sei su questa attività per cercare la tua chiave? Quante ore al giorno? Buongiorno da Valmontone per Giulia. Agata, buongiorno. Buongiorno Barbara. Anna, è proprio così. Prendersi cura dei sogni degli altri è una caratteristica di un leader che impara ogni giorno. Assolutamente. Buongiorno Wendy da Pordenone. Patrizia, secondo me non viene preso come lavoro. Io ho tanti colleghi che hanno studiato, ma come dici tu, lo confermo, imparare è una cosa diversa. Non è ciò che sai raccontare, ma adesso di saper fare risultati col tempo arriveranno, ma bisogna imparare a coltivare per poi raccogliere. Ciao Mariangela. Giulia, la cosa più bella che mi accade è proprio quando mi scrivono e mi dicono di dar loro la gioia e il sorriso ogni mattino. Sono questi grazie che mi rendono fiera di aver scelto l'attività migliore del mondo. Custodire oggi i loro sorrisi e domani i loro sogni. È bellissimo essere la casa dei sogni degli altri. Questo fa una persona di successo, una persona che ispira gli altri, diventa la casa dei desideri, dei sogni degli altri. Ed è assolutamente impossibile, buongiorno Silvia, assolutamente impossibile ispirare qualcuno se si va a caccia della normalità, se si inizia a camminare per poi fermarsi. Fatevelo un esame di coscienza. Fatevi un esame di coscienza. Da quanto tempo siete in questa attività? Ma avete camminato con costanza? Avete fatto le azioni giuste? E le avete fatte nel modo giusto? E le avete fatte con l'atteggiamento giusto? Se le azioni sono giuste, e non basta, e sono fatte nel modo giusto, e non basta, e sono fatte con l'atteggiamento giusto, matematicamente arriveranno le soddisfazioni. Ma se tu vuoi tracciare una strada, non puoi interromperti. C'è gente che inizia a camminare, c'è gente che in questo business da 15 anni, da 4 anni, da 3 anni, ma non cammina costantemente sulla strada della ricerca della chiave, perché si interrompe. Non si può fare network per 6 mesi, andarsene in vacanza e poi fare post. Eccomi, non sono sparita, sono tornata per voi. Ma che affidabilità trasferisci? Come può una persona che ti vede scomparire, che ti vede non coltivare la costanza, pensarti affidabile? Io, se dovessi mettere i miei sogni o la mia ricerca della forma fisica nelle mani di qualcuno, non le metterei nelle mani di un parente che magari fa network, che c'è e che non c'è. La metterei nelle mani di qualcuno che con costanza fa quello che ama fare. Non diffidate, aiutiamo i networkers intermittenti a capire che i risultati arrivano appena si accetta e si paga il fottuto prezzo più difficile da pagare, la costanza. E questo può essere un monito per tutti noi in questo periodo estivo. Avrei potuto tranquillamente non fare le live di YouLeader. Invece la costanza che porta a rendere credibile ciò che racconti, credibile ciò che senti, credibile ciò che dici quando vuoi difenderti. Come fai a difenderti se fai network a intermittenza e poi viene qualcuno e dice ma non funziona il network? Come fai? Con che coraggio, con che onestà intellettuale parli poi per difendere il network a nome di tutti coloro che invece magari lo fanno con costanza? Questo è un monito, perché questa professione è straordinaria, perché ti perdona sempre. Perché se finora hai sbagliato, puoi prendere in mano la tua
Costanza, la tua vita e poi ricominciare assolutamente. Paola, da quando sono me stessa e comunico bene, ora si sta muovendo qualcosa. E poi è come la pubblicità, dai e ridai. Le persone capteranno quello che stiamo trattando. E poi attrattive, dobbiamo assomigliare a loro, si devono riconoscere per poi dire se ce l'hai fatta lei, anche io posso. Assolutamente tutto perfetto. Il network è ripetizione, ma è costanza. Non bastano 4 mesi, non bastano 6 mesi di questo, non basta un anno, non bastano 2 anni, non bastano 3 anni di questo, forse. Se lo si fa con le tempistiche giuste e con l'atteggiamento giusto, 3 anni si comincia a respirare la libertà. Ma se si è costanti, i risultati arrivano. Raffa dice, 4-5 ore al giorno, dalle 6 alle 14 faccio un altro lavoro, portierato, do molto tempo per fare ogni giorno nuove amicizie e follower. Bene, 4-5 ore al giorno, quante ore sono in un anno e 8 mesi? Quanto tempo viene fuori? Perché molte persone dicono, io mollo perché in 3 mesi non ho ottenuto nulla. E poi ti rendi conto che sono state con pensiero intermittente 3-4 ore al giorno. Non sei stata 3 mesi in attività, sei stata 17 giorni. Sei stata 17 giorni. Non ci si può interrompere questa attività. Rassegnatevi se volete che vi cambi la vita, se volete in pochi anni andare in pensione. Richiede che voi siate ossessionati in maniera positiva. Richiede che ci sia una costanza. Certo, ci si può organizzare la vita. Hai finito con la sega? Stanno girando qualche film porno. Bisogna essere ossessionati in maniera positiva. Bisogna non interrompere mai il pensiero. Io persino quando faccio la cacca sono sintonizzato su questa attività, sui miei sogni. Quindi, se vuoi tracciare una strada, non puoi interromperti perché perderesti tutto quello che hai seminato. Non puoi amare la normalità se vuoi farcela con questo lavoro. Non puoi amare la sensazione di tornare a casa alle 5, toglierti le scarpe, staccare il cervello per poi tornare al lavoro il giorno dopo alle 7. Questa è la normalità, ma lo lasciamo fare. Io lo lascio fare a tutti quelli che, attraverso la normalità, pensano di avere cose straordinarie. Attraverso la normalità tu puoi avere tutto ciò che ti serve, ma attraverso quello che fanno i networker invece puoi avere tutto ciò che vuoi. Non puoi amare la normalità, questo non è un lavoro per persone stanche o per persone comode. Non è. E chi pensa di poter avere risultati lavorando a intermittenza, sentendosi networker a intermittenza, perché poi si stanca, o perché poi vuole fermarsi perché è stato un po' scomodo, perché i cazzi della vita sono tanti, e allora per seguire le problematiche della vita si stacca col network. È chiaro, è comodo. Invece nel lavoro tradizionale, lì fuori, quando hai un problema di qualsiasi genere, non puoi staccare. E allora lì accetti quelle catene e ti accorgi che persino il lavoro può essere una distrazione. Sapete quante persone ho sentito dire, vado al lavoro, almeno non penso ai problemi che ho a casa. E lo fanno, perché sono incatenate. Perché invece quando si tratta di network ho problemi a casa, dunque mi fermo. E perché nel lavoro tradizionale, dove alla fine poi ti inculeranno, ci vai? Per non perdere il posto di lavoro, no? Per non perdere quello stipendio che resterà sempre fisso quando lo riceverai, che ti porterà ad andare in pensione fra 30 anni, 40 anni, quando la vita sarà agli sgoccioli. E invece quando chi ha risolto la propria vita attraverso il network marketing e ti dice guarda che in 3, 4 anni, 5 anni puoi diventare libero finanziariamente, puoi cominciare a vedere la vita in maniera diversa, lì quel sacrificio, quella costanza e quello sforzo viene visto come una richiesta di chissà quale crimine. Questo non è un lavoro per persone stanche o comode. O meglio, se sei stanca vuoi fare il network. Se preferisci un'attività comoda vuoi fare il network. Nessuno lo vieta.
ma sappi che è la costanza, la non ricerca della normalità che ti porta ad avere risultati, perché i grandi sogni, quelli che hanno il network, con la S, non sono per persone normali. I grandi sogni non sono per persone che accettano la normalità di un contesto professionale che ti renderà magari straricco, ma che non ti darà mai la possibilità di essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. I grandi sogni non sono per persone normali. Alessia ha fatto un post, un TikTok qualche giorno fa, o un reel. Mi dicono che sono pazza, ma a me sembrano pazzi loro, che fanno sempre la stessa cosa. I grandi sogni non sono per persone normali. Sono contento di aver stravolto la mia vita attraverso la follia, perché è folle essere in vacanza e tutte le mattine fare una live al caldo, ai 38 gradi in questo momento che ci sono qui a Neocorio. È da folli, è da pazzi. Mentre tutti gli altri, quelli che magari mi staranno prendendo per il culo in questo momento, sono rinchiusi prigionieri nei loro uffici con la loro aria condizionata e stanno aspettando che il tempo passi rapidamente e stanno sputando in faccia al dono più prezioso, il tempo che hanno, perché chi è in ufficio in questo momento, che si reputa normale, fa un grande esercizio, pazientare che il tempo passi. Io invece ho amato a godermi il tempo e a desiderare che passi lentamente, perché la cosa più preziosa che ho, non sono normale. Sei normale tu che stai aspettando che il tempo corra, perché poi devi andare in ferie, concesse, 7 giorni, in cui in quella finestra temporale sarai costretto a divertirti in quei 7 giorni, piova o non piova, perché poi, perché ti concedano gli altri, devi tornare a realizzare i sogni degli altri prima che ti concedano un nuovo spazio. Io ho deciso di non vivere questa normalità. E infatti ho grandi sogni che non sono assolutamente per persone normali. Vediamo un po' di commenti. Vittorio, è normale che non possono bastare azioni a tempo indeterminato, vero? Poi è così bello questo lavoro che non ti stanchi mai e non ti stanca mai, perché è il sogno che non ti fa stancare. Silvia dice, mai stata normale? Certo, chi è normale non è qui, alle 8:45 a seguire queste live. Tiziana, se la ride Giada, quel momento in cui Mario sgrida l'uomo, hai finito con la sega? Alessia, scrivetelo, ti prego. Patrizia, io sto superando i miei limiti, prima stories, poi parlare nelle stories, poi con le live, adesso sto imparando a farmi le foto e a scrivere, sono orgogliosa della mia crescita. Patrizia, tu stai imparando, in barba a tutti quelli che dicono io studio, tu studia, che io imparo. Anna, la nostra normalità è avere la testa e le azioni sempre in movimento, perché siamo talmente innamorati e felici che non possiamo essere che così. Verissimo. Vittoria, vero, non possono bastare i tempi. Io trovo il mio dinamismo vitale, sono in ferie col network, mica è faticoso, anzi. Paola, vera questa cosa, escono fuori tutti i problemi. È assolutamente così. Ricordate che i grandi sogni non sono per persone normali. E qui, amici, qua... non vince il più tosto, non vince quello più bravo, quello più figo, non vince chi ce l'ha più lunga, perché si fa gara chi c'ha il cellulare più grande adesso. Non vince il più tosto, vince il diverso, vince la persona che sceglie di percorrere una strada straordinaria. Diverso, non è con accezione negativa, è con accezione superlativa, super positiva. Qui non vinci piuttosto. È inutile che fate corsi da 950 milioni di euro per andare a camminare sui carboni ardenti, per imparare a fare le foto. È inutile che spendete 950 mila euro per farvi aprire la testa da qualcuno che guadagna attraverso quei corsi. Qui non vince il più preparato e più tosto, qui vince
il diverso, la persona che sceglie di fare cose straordinarie. Ho fatto un post ieri dedicato al mondo unstoppable e sotto Serena Akkai, la grande Serena Akkai, ha scritto: persone ordinarie che fanno azioni straordinarie. Qui vince chi è spaventato dalla grandezza dei propri sogni. Se molli questa attività e magari torni ad un lavoro convenzionale dopo che hai avuto risultati in questa attività, è perché i tuoi sogni non erano abbastanza grandi. Perché chi ha sogni grandi è spaventato dalla grandezza dei propri sogni, è spaventato perché dice: cazzo, questo è il mio sogno, ho paura di non riuscire a farlo, sono spaventato dalla grandezza, sai che c'è? Mi metto sotto e accorcio la strada che c'è tra me e il sogno. Chi di voi in questo momento è spaventato dalla grandezza dei propri sogni? Vi posso chiedere di scriverlo nei commenti, poi andiamo a vedere il discorso di Alfredo Piliego. Chi di voi è spaventato dalla grandezza dei propri sogni? Silvia, sono differentemente normale anche con le cadute, mi rialzo e da ordinaria divento straordinaria. Raffa, ecco, c'è chi fa zoom alle 6-7 del mattino, se ti sembra normale, io mi ritengo originale ma ricerca della giusta direzione, ho sempre intrapreso attività diverse e sono qui perché credo che ci sia davvero il meglio, sono qui perché so che devo fare molta, molta fatica. Chi è che fa zoom alle 6 della mattina? Buongiorno Stefania, buongiorno Gio. Anna, io, chi è spaventato dalla grandezza dei propri sogni? Buongiorno a Brindisi, anche se in ritardo. Sono spaventato dalla loro grandezza, io. Chi è spaventato dalla grandezza dei propri sogni? Io sono terrorizzato perché ho dei sogni che credo questo mondo non riesca a contenere. E quelli di mia moglie Alessia sono ancora più grandi dei miei. Noi siamo fottutamente spaventati dalla grandezza dei nostri sogni. Ma forse per questo che passo dopo passo diventano sempre più realtà, sempre più concreti. Chi è spaventato dalla grandezza dei propri sogni? Quello è il segreto. Perché per tutti gli altri, invece, c'è la normalità. Per tutti quelli che non hanno sogni grandi, c'è la normalità. Chi ha il sogno di avere una bella automobile, una grande casa, è una persona normale. E gliela lasciamo questa normalità. Chi ha invece il sogno di essere una persona libera per essere quando vuoi, dove vuoi, con chi vuoi, lì non sei normale. Lì sei già straordinario se veramente sei un networker e non giochi a fare il networker. Perché altrimenti vai a sbattere contro il muro se giochi a fare il network. Io quando sogno lo faccio in grande, come ogni azione per raggiungerli. Sono svegliata con questa paura stamattina, dice Giulia. Ottimo segnale, Giulia. Io no, basta essere normale, voglio sognare anch'io, spaventata da tutte le energie che ho e focalizzata in questo periodo perse. Qual è il tuo grande sogno, Raffa? Qual è il tuo grande sogno? Nel frattempo, ragazzi, vi ricordo che i risultati arrivano quando decidi di mettere da parte la razionalità. Appena inizi a sentire, a vedere ciò che meriti, automaticamente, senza perderti in chiacchiere, comincerai a macinare risultati. Però bisogna sentirlo, bisogna volerlo. Torniamo tra pochi istanti con lo speech di Alfredo. Eccoci qua. Vi presento lo speech di Alfredo Piliego. All'inizio del suo discorso farà riferimento all'evento che abbiamo programmato per il 4 settembre 2021 a Roma, ma vi ricordo, prendete i ticket se volete prenderli, ma non organizzatevi ancora
con aerei, con giornate di permesso, perché ancora non abbiamo la certezza di poter svolgere l'evento in totale sicurezza. Stiamo attendendo che anche la struttura ci dica cosa è possibile fare e cosa è vietato fare, e non vorremmo mai fare qualcosa che mette a rischio la salute di nessuno. Seguite lo speech di Alfredo Piliego e rispondete alla sua call to action. Quello che tutto quello che fino ad ora sono... Buongiorno amici di ULeader, ben ritrovati. Allora, come abbiamo preso questa notizia che finalmente ci vedremo tutti quanti insieme a settembre? Come l'abbiamo presa? Tosta, eh? Ed è paradossale il fatto che un attacco hacker, cioè persone che hanno a che fare con il mondo del internet, computer, insomma, digitale, voglia minare la nostra... il nostro evento. Sembra paradossale, sarà qualche team che ci vuole fare concorrenza, però vabbè, non ci interessa perché sicuramente riusciremo a risolvere anche questa cosa. Allora, come vedete sono in macchina e come sapete ormai quando sono in macchina penso a tutte le volte che ho viaggiato nel corso della mia carriera, della mia vita lavorativa, e volevo partire da questo spunto perché proprio in questi giorni ho avuto la notizia da parte di un nostro amico che praticamente sua moglie, per poter avere finalmente un posto di lavoro a tempo indeterminato, una cattedra, ha dovuto fare una domanda in un'altra regione. Quindi praticamente adesso sono a un bivio se spostarsi tutti quanti insieme in questa regione per seguire la mamma oppure rimanere a distanza. Ecco, quindi mi è venuto un pensiero, perché noi siamo cresciuti, stiamo continuando a crescere, abbiamo ancora i retaggi di quel posto di lavoro a tempo determinato, fisso, che sia l'unica soluzione, o meglio, la miglior soluzione che c'è al giorno d'oggi. E ve lo dico io che sono un dipendente statale, quindi so di cosa sto parlando. E voi mi direte, vabbè sì, tu stai tranquillo perché tu il posto di lavoro ce l'hai. Però vi posso assicurare che quando si ha la percezione e si vede con i propri occhi quanto si può ottenere con un'attività di network marketing, vi assicuro che tutto quello che fino ad ora sono state delle certezze crollano immediatamente, o meglio diventano la base per poter slanciarsi e poi ambire ad arrivare in quel famoso 2%, quindi vivere solo di network marketing. Quindi la considerazione che ho fatto è questa: siamo abituati da anni a dover finire le scuole, studiare e poi, specialmente noi del sud, dover migrare al nord, all'estero per trovare un lavoro. Con il network è il lavoro che viene da noi. Non siamo obbligati a dover cercare casa fuori, spese fuori, il doppio stipendio va bene, uno stipendio va bene, ma poi al netto di tutto, quando vai fuori, ci sono spese da affrontare. Invece il network ti viene a bussare alla porta e noi dobbiamo solamente accoglierlo. Quindi ve la sentite oggi di andare da un vostro conoscente che sta continuando a cercare forsennatamente questo posto di lavoro fisso e dirgli: ehi amico, scusami, ma lo sai che c'è un lavoro che ti sta aspettando? Buona giornata amici di ULeader. Grazie Alfredo, proprio vero ciò che dici. A volte le opportunità vengono a bussare alla porta. Qualcuno disse: sì, però devi prima costruire la porta perché l'opportunità ti trovi. Grazie ad Alfredo, una riflessione condivisa, come vedi, dalle persone, verissimo. Questa abbiamo un'opportunità tascabile, perché è una banalità dire lavoro con il cellulare tra le mani. È banale dirlo, ma è la realtà. Grazie Alfredo, parole vere, dice Patrizia, mentre Anna dice: ci sto, andrò a sollecitare qualcuno, a dirgli guarda, c'è un lavoro che può seguirti e che può venire con te. Grande Alfredo, grazie, dice Maria. A patto che chi raccoglie questa opportunità non sia un cacciatore di normalità, perché i grandi sogni non sono per persone normali, e questa attività premia chi è esageratamente visionario. Chi vede nel dettaglio qualcosa di enorme e la sente già propria, matematicamente la
raggiungerà. Grazie Alfredo anche da parte di Barbara. Prima di chiudere voglio mostrarvi qualche post di quelli che avete fatto su Facebook utilizzando l'hashtag YouLeader, ma solo tra un istante. Dunque, refrescio, faccio un attimo il refresh della pagina, vi condivido subito la schermata per andare alla ricerca dei vostri post con l'hashtag YouLeader. Ecco qui, il primo che vi presento è quello di Maria Cottone, risale al 30 luglio di qualche giorno fa, non so se l'avevamo visto, forse sì perché c'è anche il mio mi piace, autocontrollo, entusiasmo e perseveranza. Ecco il post invece di ieri di Francesca Buzzi, mi sono preso un momento per capire chi sono, per capire la fatica che ho fatto per essere fino a qui. Quindi fate il consiglio di Francesca. Ecco l'hashtag YouLeader. Questa invece è la giornata che abbiamo vissuto ieri, io e Andrea abbiamo fatto una gara in go-kart, è un altro piccolo grande sogno realizzato per noi. Ecco l'hashtag YouLeader che Alessia ha messo per raccontare. Vi devo dire che mio figlio è un pazzo scatenato, nessuno è riuscito a prenderlo in pista. Questo è il post di un'ora fa di Anna Soave. La cosa più bella siete voi, dedicata alle persone del suo cerchio, queste particolari persone, ce ne sono migliaia di altre che si ispirano a lei e a Fanuel, scegli con cura le tue persone e non mollarle più, hashtag YouLeader, hashtag Pink Bomb Business. Bellissimo. Questo è il post di Giulia, vi rimando con alcuni degli stessi volti, hashtag YouLeader, e sapete cosa significa bruciare le navi? Significa sentire di non avere più voglia di fare altro, ma trasformare la vita col network. Questo è il bel post di Paola Pucci di questa mattina, si parla di sogni che diventano realtà, di un progetto, di un'idea e di una motivazione che ognuno ha dentro di sé. Network marketing, hashtag YouLeader da parte della bella Paola Pucci. Questo è un post di qualche tempo fa di Tiziana e dello scorso mese. Questo è di Wanda, la felicità è di tutti ma non è per tutti, hashtag YouLeader, la felicità va cercata tutti i giorni, dice Wanda. Questo è il post di Natasha che racconta attraverso le sue consuete dirette, perché era partita dal non voler fare dirette, dal non saper fare dirette, dal terrore di fare dirette, è arrivata ad avere la serenità di raccontare i suoi sogni e i risultati arriveranno. Ecco anche Denis sullo sfondo, camminando, hashtag YouLeader. Bravissima Natasha e bravissime le altre ragazze che dopo la Zoom che abbiamo fatto insieme hanno iniziato a fare le dirette. Questo è Flavio in una posa da macio, bello, rilassato, che racconta di sentirsi libero di essere se stesso in un ambiente dinamico e internazionale. Hashtag YouLeader, hashtag in tempesta, eccetera, eccetera. Questo è il bel post di Elena Giordani. Mi ritrovo a sfidare me stesso ogni mattina perché la sera voglio guardarmi allo specchio e dirmi complimenti, Elena. Good morning, rising star. Ecco l'hashtag YouLeader e vita da networker. Questo è il mio post ieri dedicato al mondo unstoppable con una serie di commenti che lascerò accumulare perché poi li leggeremo con calma nei prossimi giorni. Questo è quello che vi dicevo, persone ordinarie che fanno azioni straordinarie. La traccia lasciata dalla grande, grandissima Serena Accai. E poi il post di Sonia, e poi ancora Giulia, Clelia e tanti altri post, proprio a testimoniare l'utilizzo e la vostra vicinanza all'hashtag YouLeader. Dunque, chiudiamo con un po' di commenti. I ringraziamenti ad Alfredo, sorrisi, ecco qua, Francesca, vi ho seguito, è stato divertente, dice Maria, bellissimi, se ci crediamo i risultati arrivano. Bravissima Natasha, bellissimi post, stupenda Elena Giordani, grande Elena Giordani. Buongiorno da Roveredo in piano per Elisabetta Visentini. Grazie ragazzi, grazie a tutti voi per essere stati con questa community anche oggi. Grazie per aver
aver supportato e seguito anche queste strampalate puntate di You Leader qui dalla magnifica isola di Creta. Da domani noi torniamo alla normalità. Ma quale normalità? Ma quale normalità? A parte il fatto che saremo nuovamente in partenza, perché questo è quello che volevo realizzare. Far diventare i miei figli cittadini del mondo, far diventare i miei figli deposito di emozioni, far diventare i miei figli la casa dei sogni degli altri. E noi, io, mia moglie, i ragazzi, e il nostro grande team che crede a questa cosa, che lavora con questa mentalità, farà di tutto per essere la casa dei sogni degli altri. Guardateci, imitateci e seguiteci in questa vita straordinaria che ci stiamo costruendo. Grazie a tutti, l'appuntamento è domani mattina, of course, alle 8:45, da una location molto più ordinaria, ma i contenuti saranno sempre straordinari, così come straordinari sono i nostri bimbi del Kenya, per cui stiamo conducendo la raccolta fondi. Grazie a tutti, appuntamento domani alle 8:45. Ciao! Bye.